Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. A Palazzo Cesaroni l'iter per l'inizio della nuova legislatura regionale si è completato con la nomina di presidenti e vicepresidenti delle commissioni consiliari. Marco Paganini. Dopo l'avvio formale della decima legislatura regionale sancito dall'elezione del nuovo ufficio di presidenza, anche le commissioni consiliari sono entrate nel pieno dei propri poteri con la designazione di presidenti e vicepresidenti. Riunitisi in sequenza nella mattinata del 21 luglio, i tre organismi di Palazzo Cesaroni saranno ora presieduti rispettivamente da Andrea Smacchi del Partito Democratico, Giuseppe Biancarelli di Umbria più Uguale e Attilio Solinas del Partito Democratico. Con la nomina a presidente e vicepresidente iniziano i lavori della prima commissione, già la settimana prossima ci rivedremo, abbiamo la possibilità di avere una serie di atti che verranno trasmessi dall'ufficio di presidenza, le materie sono di notevole importanza, si passa dal bilancio agli affari istituzionali, alle riforme, alle politiche comunitarie, alla delega dell'emigrazione. C'è forte coesione tra i commissari, speriamo di lavorare insieme, speriamo di fare tanto perché questa comunità e questa regione si attende tanto da noi. Dobbiamo recuperare immediatamente qualche giorno di ritardo. Per fare questo ho intenzione di convocare immediatamente gli assessori per fare una ricognizione immediata delle problematiche in commissione in modo che tutti i componenti maggioranza e minoranza abbiano un quadro il più coerente, il più approfondito possibile. Questo anche in vista delle comunicazioni che la Presidente farà, le dichiarazioni programmatiche nel Consiglio del 28 luglio prossimo. La terza commissione lavorerà in ambiti tematici molto importanti e la mia intenzione è quella di condividere le tematiche aprendo alla società, cioè costituire dei comitati tecnici per ogni tematica composti da personalità della società, esperti dei vari settori e attuare anche una politica di partecipazione massima con delle consulte permanenti di condivisione sulle tematiche da trattare e quindi analisi anche istruttorie della situazione in ambito sanitario, sociale e negli altri ambiti tematici. Prima, seconda e terza commissione avranno anche dei vicepresidenti espressi dall'opposizione consiliare, Raffaele Nevi di Forza Italia, Emanuele Fiorini della Lega Nord e Sergio De Vincenzi della lista Ricci Presidente. E io proporrò di fare in modo che la prima commissione sia sempre più dentro i problemi concreti delle persone, dei cittadini, delle imprese. Noi abbiamo bisogno di passare all'attuazione di tanti provvedimenti che abbiamo fatto nella passata legislatura e quindi intenderò in questo modo svolgere il mio ruolo di vicepresidente che l'intera opposizione ha voluto assegnarmi. Puntare soprattutto sullo sviluppo dell'agricoltura, sulla gestione dei fondi del PSR, non utilizzare quei soldi per le ristrutturazioni delle chiese come è avvenuto già in passato perché la chiesa non ne ha assolutamente bisogno e puntare sul turismo, sulla riqualificazione dei nostri beni culturali che sono infiniti e tutti gli atti che verranno presentati per quanto riguarda il territorio saremo molto fiscali e punteremo il dito quando non condividiamo le loro proposte. Io ringrazio innanzitutto i colleghi che hanno voluto darmi la fiducia per questo incarico. Cercheremo di lavorare al meglio nell'interesse degli Umbri su quelle che sono le tematiche specifiche di questa commissione. In primis naturalmente la salute, ma c'è tutto il contesto del sociale, della cultura, della scuola, quindi della formazione. Sono tutti temi che hanno a che fare intimamente con la persona e quindi con il suo benessere e la convivenza civile. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, hanno scelto di non esprimere alcun voto, annunciando una scheda bianca. Il Movimento 5 Stelle farà in modo che le commissioni lavorino, che i consigli regionali lavorino. Abbiamo calcolato che da giugno ad agosto i consigli regionali avranno incamerato ben 24.000 euro netti, senza fare
ma alcunché dal punto di vista istituzionale, cioè siamo proprio al minimo. Allora, bisogna cercare di fare molto, ma molto di più. Oggi abbiamo ascoltato cose del tipo: ma la commissione di pomeriggio è un po' pesante. Ecco, noi dobbiamo cancellare questo modo di fare e andare avanti nel segno del progresso civile e morale di questa regione. Durante una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Cesaroni, i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno annunciato di voler scrivere alla Presidente della Repubblica per chiedere lo scioglimento e il commissariamento della Giunta regionale. David Mariotti Bianchi. Scriveremo al Presidente della Repubblica, al Governo e agli organi parlamentari competenti per chiedere di valutare lo scioglimento e il commissariamento della giunta presieduta da Catiuscia Marini. È quanto hanno annunciato i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Cesaroni. Per gli esponenti del Movimento 5 Stelle, le inadempienze in materia di bilancio della Giunta regionale nei confronti dell'Assemblea legislativa vanno avanti da almeno 5 anni. Tutto questo costituisce una grave violazione di legge che, unita al fatto che non è rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio, nel 2014 ci sono stati oltre 16 milioni di euro di disavanzo, ci porta a chiedere lo scioglimento della Regione, come previsto dall'articolo 126 della Costituzione. Per questo il capogruppo Liberati ha chiesto alla Presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, di convocare quanto prima il Consiglio per discutere di questi argomenti e di ingiungere alla Giunta regionale di consegnare con urgenza i documenti mancanti all'Aula. Il Movimento 5 Stelle sta rilevando tutta una serie di grandi anomalie in tema di bilancio. Da almeno 5 anni la giunta regionale non presenta i documenti in tempo, arrivano in consiglio regionale dopo mesi e mesi. Sono documenti fondamentali, l'assestamento di bilancio, il rendiconto, e tutto questo costituisce una grave violazione di legge. Grave violazione di legge che, unitamente al fatto che non è rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio previsto in Costituzione, provocherà da parte nostra la seguente reazione. Scriveremo una missiva al Presidente della Repubblica, agli organi parlamentari a ciò deputati, al Governo affinché, e alla Corte dei Conti affinché valutino lo scioglimento, il commissariamento della Giunta regionale, che è la stessa da 5 anni e quindi deve rispondere di queste gravi anomalie che sono torti nei confronti dell'Assemblea legislativa. Donatella Porzi, la nuova Presidente del Consiglio regionale, deve convocare quanto prima l'Assemblea con urgenza affinché si possa discutere di questi argomenti. Inoltre deve diffidare urgentemente, più rapidamente possibile, la Giunta regionale a consegnare questi documenti. Per Maria Grazia Carbonari è necessario parlare con i magistrati contabili che hanno concesso la parifica del rendiconto 2014 perché, ha detto, la situazione è quasi paradossale. Non c'è certezza dei crediti, il patrimonio è sopravvalutato, i costi sono aumentati, ci sono gravi irregolarità e documenti mancanti. Alla luce di una premessa molto importante fatta dal dottor Sfregola, io pensavo che lì ci fermassimo e non si concedesse la parifica. E invece si è concessa. Evidentemente forse mi mancano alcuni tasselli su cui chiederò conto alla Corte dei Conti di illustrarmi le modalità sulle cui basi viene concessa la parifica. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che Tele CRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.